Ci sono ferite indelebili che restano tatuate per sempre sulla pelle di una comunità, che scavano ogni giorno abissi di sofferenza nel petto di chi ha amato e ama chi non c'è più. Come la tragica morte del giovanissimo Michele Perrini, avvenuta esattamente un anno fa. La cicatrice di questo grande dolore, come umano, fatica a rimarginarsi. Però ogni tanto, quasi per un incantesimo, prende la forma di un sorriso bellissimo, proprio come quello dell'imberbe vittima di un esiziale incidente sul lavoro, che il fratello Domenico, stessa luce negli occhi, stessa grinta dentro, stessa sconfinata bontà nell'anima, ha voluto ricordare col primo memorial Michele Perrini, un triangolare fra squadre formate da tutti gli amici e i dirigenti e gli allenatori che l'avevano conosciuto. E così, quando gli ospiti prestigiosi, il professor Monopoli dell'Olimpia, Antonio Bellavista, il patron della polisportiva Five Silvano Intini e il team manager del Bitonto Futsal Vito Cozzella, hanno preso a parlare del protagonista assente e presentissimo, proprio lui si è affacciato da uno spalto azzurro lassù ed ha inondato d'oro il prato smeraldino del Città degli Ulivi. Dopo che le parole di Don Gianni Giusto, vicario episcopale di Bitonto Paolo del Colle, hanno donato speranza e consolazione ai presenti e il presidente del Bitonto Calcio Francesco Rossiello ha testimoniato la calorosa e sentita vicinanza della società neroverde, l'assessore allo sport Domenico Nacci, che bene aveva conosciuto il ragazzo, ha tracciato un ritratto veridico e sincero. Ho letto le parole del fratello Domenico che mi hanno commosso, mi hanno riempito il cuore. E lui chiede di ricordare Michele con un sorriso, il sorriso che era stampato sulla sua bocca ma anche sui suoi occhi. Quindi bisogna continuare a non dimenticare, a ricordare col sorriso che magari copre soltanto le ferite e le lacrime che portano nel cuore, ma perlomeno consentono a Michele di ricordare e di stare vicino ai suoi cari in un modo diverso. Michele era sempre al suo fianco, era sempre lì a guardarlo, a vederlo. Io lo vedevo in silenzio, mi sembravano due facce di una stessa medaglia, così li ho sempre definiti. Domenico più irruento, più vulcanico, e Michele mi sembrava il freno a mano, quello che metteva in riga Domenico, quello che nonostante fosse il più piccolo avesse una razionalità maggiore, sembrava colui che frenava il fratello maggiore. Ecco tutta l'emozione, la profonda riconoscenza del gemello, al di là dell'anagrafe, Domenico, che vuole che il bene si moltiplichi e così devolverà la somma raccolta alla famiglia dello scricciolo Paolo che sta lottando come un leone contro la SMA. Sono dell'idea che non bisogna mai smettere di fare del bene, anche quando sembra che per noi questo abbia smesso di esistere. Per questo oggi il mio pensiero va anche al piccolo Paolo, affetto da SMA di tipo 1. Quando, danzando lievi e profonde, sono volate nell'aria le parole toccanti dello speaker scrittore Danilo Cappiello, eppure l'ultimo palloncino rosso cuore si è impigliato nella più dolce delle nuvolette in cielo, è stato quello il segnale convenuto perché il torneo potesse cominciare, per ricordare chi non potrà mai essere più dimenticato. In questo momento è un momento molto difficile, però io ho guardato il cielo oggi e lui mi guarda e sorride insieme a noi.